cominciamo un excursus in quelle che sono le novità librarie proposte dal mercato editoriale. Cominciamo con un volume di saggistica, L'Italia se destra, che è un'intervista fatta dal giornalista Gerardo Verolino a Massimo Caprara su questo apparire sulla scena politica italiana della destra anche in forme culturali. Abbiamo realizzato un'intervista, la vediamo. L'Italia se destra è questo gioco di parole che vuole significare che per la prima volta nella Seconda Repubblica nell'Italia di oggi la parola destra non fa più scandalo. Certo, non fa più scandalo e credo sia una cosa assolutamente necessaria, era una cosa che questo paese ne aveva bisogno. Naturalmente questa è una destra di emergenza, perché si è creato questo cartello elettorale per sconfiggere le sinistre, che non sono più temibili come una volta, ma che sicuramente con il loro statalismo, con le loro idee talvolta reazionarie, sono assolutamente improduttive per la crescita di questo paese. Però effettivamente di una destra liberale, cavuriana, di Giolitti, l'Italia ne aveva bisogno. Ecco, lei ha detto c'era questa necessità, perché appunto c'è questa anomalia italiana. Mentre in tutte le grandi democrazie europee, prendiamo la Francia, prendiamo la Gran Bretagna, gli stessi Stati Uniti e se vogliamo la Germania, c'è un grande polo di destra che si alterna al governo del paese con una sinistra democratica, in Italia c'era questa anomalia dell'assenza di una destra. Certo, era un'anomalia, una certa destra è sempre esistita, forse nella democrazia, sicuramente nella Democrazia Cristiana, almeno nel primo dopoguerra la destra l'ha rappresentata De Gasperi, che nel suo governo aveva un uomo come Luigi Einaudi proprio alle materie, discipline economiche. Adesso oggi invece questa destra che naturalmente nasce un po', diciamo così, adulterata in alcune sue componenti, vedi ad esempio la stessa Lega o alcune parti di Alleanza Nazionale, credo che nella sua matrice di fondo sia una destra assolutamente liberista e quindi una destra che può creare il futuro per questo.